Buonasera, buonasera a tutti amici, buonasera. Oggi, 24 ottobre 2019, è arrivato un nuovo messaggio sul sito Dal Cielo alla Terra www.giorgiobongiovanni.it. Noi cosa facciamo? Siccome un messaggio è estremamente urgente, tutti quanti ormai arrivano notizie ormai tremende per quanto riguarda dal mondo, i nostri TG sono impregnati di guerre, disastri, ormai non arriva mai una notizia buona dal pianeta e soprattutto dai nostri TG, e i nostri fratelli della luce ci hanno mandato un messaggio molto importante e soprattutto questa sera leggeremo anche degli allegati, alcuni degli allegati che sono insieme a questi messaggi, ma io invito tutti quanti ad andare a visionare questo sito, mi raccomando, noi siamo qui, questa puntata rimarrà registrata, quindi chiunque potrà andare ad ascoltare, a visionare e magari a confrontare quello che abbiamo detto, perché alla fine sono sempre le stesse cose, ma siamo veramente agli sgoccioli, ok? Andiamo a vedere questo bellissimo messaggio. 2019, l'Everest delle armi nel mondo. Notizia: la corsa folle agli armamenti, la crisi non arresta gli investimenti per gli armamenti. Udite udite ragazzi, nel 2018 siamo arrivati quasi a 2.000 miliardi di euro, il 5,4% in più rispetto al 2017. Cioè, e poi il pane non ce n'è, non c'è mai, non ci sono libri, non ci sono strutture per i giovani, non c'è niente. Dal cielo alla terra, ho scritto il 24 ottobre 2019, il mondo in fiamme, Sud America, Medio Oriente, Africa, Estremo Oriente, la vita disprezzata e disperata. Tutto sembra perduto, ma un raggio di luce appare all'orizzonte, una certezza per chi ama la vita in questo mondo. Sono loro, gli dei dell'amore e della giustizia che galoppano verso la resistenza, verso coloro che sono rimasti fedeli al Signore, loro Dio. Sono loro gli angeli di sempre e gli extraterrestri della grande cosmica confraternita universale. Sono loro, sono ritornati, con i loro vascelli dorati, che accompagnano la celeste Gerusalemme che scende dal cielo per porre in salvo il salvabile e porre fine, con giustizia, al regno del principe di questo mondo. Sono loro, sono ritornati. Leggete, vi prego, i messaggi e le notizie allegati, in fede Giorgio Bongiovanni. Beh, leggete, vi prego, io guarda, lo leggo con tanto amore, ma veramente lo voglio urlare questo messaggio a tutti e spero che arrivi a chi deve arrivare. Dal cielo alla terra, Setun Schener e i fratelli della luce comunicano. Siamo amareggiati, sì, noi alieni, come voi ci definite, siamo amareggiati. Proviamo profonda commiserazione e pena per gli uomini che governano il mondo, personificati da spiriti maledettamente diabolici. Se dovessimo sovrapporre con ogni arma che avete, cioè loro dicono, se dovessimo sovrapporre ogni arma che avete prodotto e fabbricato solo negli ultimi 100 anni, tutte le armi cosiddette convenzionali, cioè non nucleari, dalle armi bianche da taglio come voi le definite, alle armi da sparo come pistole, fucili, mitragliatrici, cannoni, eccetera, eccetera, e tutti i mezzi da guerra di locomozione corazzati e non, secondo i nostri calcoli, potremmo innalzare una montagna artificiale che supererebbe l'Everest, la montagna più alta del vostro mondo, di 8.848 metri, appartenente alla catena dell'Himalaya. Sempre dai dati rivelati da noi alieni della Confederazione in visita sul vostro pianeta, abbiamo calcolato che se tutte queste armi innescate e fatte esplodere contemporaneamente potrebbero uccidere 14 miliardi di persone, cioè il doppio della popolazione della razza umana del pianeta Terra, che attualmente è di circa 7 miliardi. Beh, che dire, noi siamo veramente... veramente siamo una razza che abbiamo fallito in tutto, cioè se noi siamo una razza intelligente con questi dati Io veramente dovrei soltanto avere vergogna. Andiamo avanti. Questo è il risultato più avanzato della vostra scienza senza coscienza. Questo è il risultato, l'effetto visibile posto in essere e potenzialmente praticabile della vostra nefasta coscienza, del vostro modo di essere, cattivi, odiosi, feroci assassini, despoti e avidi di sete, di sangue e di potere. È difficile constatare tale realtà per noi che viviamo all'antitesi del vostro modus vivendi, che abbiamo idee completamente all'opposto delle vostre idee nefaste. Avete innalzato nell'ara dei sacrifici il sorriso della vita, sostituendo la vita, la bellezza, la gioia e la devozione verso il Creatore con idoli falsi, con valori assoluti spaventosamente negativi, i soldi, le armi, la droga, la violenza che si manifesta in ogni palpito della vostra vita. Ai vostri bambini, fin dalla nascita, insegnate come uccidere e come sovraffare il prossimo. Beh, non è che non ci stanno dicendo chiacchiere, è vero. Quante volte noi ai bambini compriamo la pistola e compriamo la spada e compriamo il giocattolo pronto per uccidere, cioè tutte queste cose per ammazzare il prossimo. Quindi è vero, già da bambini noi insegniamo come distruggere il prossimo. Fantastico, siamo veramente una razza evolutissima, che dire, veramente sono scioccato per quello. Guarda, quasi quasi mi sto emozionando. Loro dicono: cosa volete che noi facciamo? Come potete pensare di ricevere aiuto dalla nostra civiltà? Infatti, mi inchino, nel giorno che ci presenteremo alla razza umana, come potete pensare di ricevere aiuto? E beh, sfido io, in effetti è vero. Vi abbiamo spiegato cosa avete prodotto solo con le armi convenzionali. Secondo i dati forniti dai nostri calcolatori, che noi chiamiamo Kadarlaku, le vostre testate nucleari atomiche potrebbero distruggere la Terra più di 10 volte, riducendoli a una massa di materia radioattiva. Cioè, spieghiamo meglio, noi abbiamo il potenziale sulla Terra per distruggere il pianeta decine di volte. Cioè, quindi abbiamo creato, noi esseri umani, piccolo enzima cancro cancerogeno di questa bellissima cellula endocrina, siamo riusciti a creare il potenziale per distruggere questo bellissimo pianeta 10 volte, 10 terre possiamo distruggere con quello che abbiamo creato. Quindi che dire, come possiamo contrastare a queste parole? Noi siamo veramente una razza che abbiamo fallito in tutto, e soprattutto c'è chi si difende dicendo: vabbè, ma non siamo stati noi, sono stati potenti. Ok, noi cosa abbiamo fatto? Noi non abbiamo fatto niente per impedire tutto questo. E continuano ancora a uccidere, ma non solo, la pace si conquista chi ha più armi. Io, guarda, ogni volta che leggo questi messaggi sono scioccato, e siccome ogni volta, io spero sempre che ogni volta che arrivano, di poter, soprattutto quando sono messaggi di questa urgenza, spero sempre di poterlo divulgare, ma stasera, prima di andare a letto, infatti, appena è arrivato subito, ho trovato un po' di tempo per poter registrare questo messaggio, per poter, questa puntata, e per potervi leggere questo messaggio, scusate. Andiamo avanti. Le vostre testate nucleari potrebbero rischiare di far esplodere il vostro mondo, come purtroppo è accaduto decine di milioni di anni or sono del vostro tempo ad un pianeta che orbitava nel vostro sistema solare. Come abbiamo già letto nei precedenti messaggi, per chi ci segue e soprattutto per chi segue il sito, questo pianeta era Mallona. Okay? Che è esploso circa 100 milioni di anni fa. L'esplosione nucleare radioattiva della Terra farebbe viaggiare nello spazio, all'interno del sistema solare, scorie radioattive mortali che incunerebbero in forma irreversibile i pianeti come Marte, Saturno e Venere, pianeti all'interno dei quali abbiamo le nostre basi di appoggio, con le quali aiutiamo alcuni popoli che vivono in quei mondi. Popoli pacifici, perfettamente aderenti alla nostra confederazione, anche se appartenenti alla terza e alla quarta dimensione. Quindi alcuni sono proprio come noi, proprio terza dimensione, altri sono più evoluti, quarta dimensione. Poi abbiamo spiegato altre volte, poi per chi ci segue sa cosa vuol dire, oppure scriveteci e vi spiegheremo meglio che cosa vuol dire. Ma una cosa a noi interessa più di questo, A me interessa una cosa importante, più che terza e quarta dimensione interessa una sola cosa, cioè a popoli pacifici, loro hanno delle basi di appoggio in quei mondi dove vivono popoli pacifici. Popoli pacifici significa che questi mondi non hanno costruito come noi bombe di morte, testate nucleari, o meglio, quando è arrivato Gesù o sono arrivati loro, non lo hanno crocifisso come abbiamo fatto noi, e come magari anche oggi, se si presentano questi esseri magari in pace, noi la prima cosa che li facciamo, li prendiamo e li facciamo la vivisezione, e sfido chiunque a dire che non è vero. Ce lo hanno anche notificato con i film che fanno questi. Questo noi non lo permetteremo mai. Se voi doveste porre in essere il progetto di distruzione terra con le armi nucleari, saremmo costretti ad annullarvi nell'arco di pochi minuti del vostro tempo. In altri messaggi allegati, questi minuti sarebbero 8 minuti del nostro tempo, e loro interverrebbero se due o più nazioni entrano in conflitto nucleare. Siamo amareggiati, ma non abbandoniamo la qualità che sul vostro pianeta è già emersa sulla quantità. Ci riferiamo a una moltitudine di giovani che amano la vita, che adorano il sole e la creazione, e che sono rispettosi e devoti alla figura di Gesù Cristo, l'uomo Dio che ha manifestato sul vostro mondo l'amore più grande di tutti gli amori. Ancora vogliamo dirvi, state attenti, non toccate questa qualità di giovani, uomini e donne che portano la nuova genetica da noi chiamata GNA. Non pensate nemmeno minimamente di fare loro del male, perché siamo disposti a non lasciare traccia di memoria della vostra esistenza se la vostra diabolica mente dovesse solamente pensare di schiavizzare, perseguitare o uccidere questi nostri fratelli che sono in missione nel mondo. Per quanto riguarda la vostra società, possiamo solo dirvi che siete ormai un branco di zombie che barcollano e vagano nelle tenebre oscure di questa grande madre terra che avete reso quasi sterile, ma che presto rifiorirà come la rosa è rifiorita sulla croce. Pace, Setun Schener e i fratelli della luce salutano con miserazione, pena e amore. Pianeta Terra, 22 ottobre 2019, ore 19:20, Giorgio Bongiovanni, dal cielo alla terra. Che dire ragazzi, adesso leggiamo anche un allegato che praticamente i nostri fratelli ci inseriscono anche questi messaggi allegati, che io vado a leggere. Uno è del 2016, cioè praticamente è proprio del Natale 2016. E la cosa bella qual è? Che siamo quasi a Natale, quindi leggiamolo questo messaggio, anche perché se non hanno allegato un motivo c'è. Chiaramente non siamo qui per avere un mio parere o il parere di chi o di quell'altro, no, io sono qui per documentare questo messaggio che oggi è arrivato. Dio porta la data di 2 giorni fa, non preoccupatevi, ma oggi l'ho visto sul sito e subito ve lo sto dicendo. E ripeto, c'è questo messaggio qui del Santo Natale 2016, mancano 2 mesi adesso al Natale 2019, leggiamo quest'altro allegato, poi chiaramente leggeremo un altro allegato ancora, un altro, e poi l'altro, gli altri ve li andate a leggere voi, ok? Santo Natale 2016, il Dio criminale della morte, amico dei tiranni assassini, il Dio che ha bisogno di sacrifici umani per soddisfare la sua maledetta sete di sangue, il Dio che vuole olocausti continui e sempre più violenti per il suo orgasmo satanico, il Dio che voi adorate ed osannate come un vitello d'oro, il Dio che ha potere di vita e di morte e che vuole essere adorato come unico Signore e creatore di tutte le cose. Il Dio della morte, un Dio ingiusto, tiranno, morboso, geloso, che premia ricchi, opulenti, uomini che odiano e uccidono i propri fratelli. Un Dio che non impedisce a Caino, l'assassino, di uccidere il proprio fratello Abele, il buono. Un Dio che pretende di essere adorato e gode nel vedere la tortura e la crocifissione in coloro che lo amano. Questo è il vostro Dio, colui al quale voi credete e aspirate. Questo è il Dio nel quale voi credete e con il quale commettete genocidi di ogni genere. Ecco, questo è il vostro peccato contro lo Spirito Santo, per il quale non sarete perdonati, voi e nemmeno il vostro Dio che si è travestito nei millenni come padre di Israele nel mondo. Stolti, stolti, ma come avete potuto credere al Dio delle armi e ai suoi mercanti di morte? Il Cristo è il vostro Dio, il sole della giustizia e della verità, è la vostra unica salvezza. Il vero Dio, amico dei giusti, dei buoni e dei deboli, è colui che in Gesù si compiacque, colui che fu crocifisso, colui che è risorto, il Salvatore. In Lui dimora il vero Padre Adonai. Sì, Gesù il Cristo, il quale vive il suo Natale nei cuori dei giusti e dei buoni, non il falso, il bugiardo, Dio vestito d'agnello. Coloro che hanno realizzato questa verità, in verità vi dico, non sono lontani dal regno di Dio. Santo Natale 2016, pace, dal sole con amore, Adonai, Palermo, Italia, 23 dicembre 2016, ore 23:30. Altro allegato, dal cielo alla terra, ho scritto il 5 ottobre 2009, quindi 10 anni fa. Meglio morire di fame e di sete piuttosto che vendere la morte. Meglio chiedere l'elemosina come un barbone o fare la fila alle mense dei missionari piuttosto che guadagnare 4 miliardi di euro ed essere un assassino della vita. L'Italia, questa nazione meravigliosa infestata di mostri e cinici personaggi che la rendono anticristica e perversa. Ma presto, molto presto, anche in Italia la giustizia divina renderà la giusta ricompensa. Siatene certi. Sant'Elpidio a Mare, Italia, 5 ottobre 2019, Giorgio Bongiovanni. Ragazzi, da premettere che quando dice qui il messaggio meglio morire di fame e di sete piuttosto che vendere la morte si riferisce non solo alla droga o al tabacco. Vendere la morte significa anche vendere queste armi di distruzione di massa. Ma sapete cosa vuol dire armi? Cioè, basta pensare che soltanto Hiroshima e Nagasaki negli anni 40 sono morti milioni di persone in un solo colpo, per non pensare, ed era un petardo in confronto a quello che abbiamo oggi. Per non parlare delle radiazioni, che di ora in ora sono morte persone, di giorno in giorno, animali, vegetali, è morto di tutto. Quindi voglio dire, questa energia non ci ha portato niente di buono. Quindi quando loro dicono meglio morire di fame e di sete piuttosto che vendere la morte, beh, chi ha venduto, anche chi continua oggi ancora a vendere questo tipo di energia, si sta caricando veramente di un grande karma. Quindi. Altro comunicato, dal cielo alla terra, comunicazione urgente. Setun Schener e i fratelli della luce in missione sulla terra comunicano i piani dell'anticristo. Non è nelle nostre intenzioni essere ambasciatori di messaggi catastrofici e di natura pessimistica. Scusateci, ma abbiamo l'ordine superiore di annunciare la verità, anche se questa è scomoda per il potere anticristico che governa il mondo. Noi sappiamo tutto dei piani dei vostri governi e dei piani delle grandi organizzazioni criminali di natura settaria, religiosa, militare, economica e delinquenziale, mafia e fenomeni similari, che si contendono il dominio del mondo. Il nostro compito è anche quello di far luce su una grande manipolazione della verità che questi istituti, tramite i grandi mezzi di comunicazione di massa, mettono in pratica per distogliere l'interesse generale dei popoli alla macabra e demoniaca verità che essi stanno processando. In sintesi, di questo si tratta. È in programma una futura grande guerra in Medio Oriente. Alcuni paesi come l'Iran saranno attaccati, la vendita delle armi come pane quotidiano, poi tra parentesi, e della droga sono essenziali per alimentare l'odio e la violenza nelle fazioni in lotta. Saranno usate armi nucleari, tattiche o leggere. Nello spazio abbiamo registrato, loro dicono, vedi i filmati divulgati dal giornalista Jim Ossown, esperimenti deleteri che tentano di inquinare la stratosfera e lo spazio vuoto. È in progetto nelle folli menti dei potenti una guerra mondiale combattuta anche nello spazio. Vi sono nei tavoli da gioco del potere piani per l'aumento funzionale della fame nel mondo, delle malattie, dell'inquinamento generale dei cervelli umani compresi. Tutto ciò e l'aumento delle guerre è programmato per provocare un lento ed inesorabile sterminio dell'olocausto di oltre 3 miliardi di esseri umani per raggiungere un quid sufficiente nel prossimo futuro per continuare a vivere nell'opulenza e nel materialismo. Ciò è necessario per mantenere questo status. Lo sperpero delle risorse naturali del pianeta possono solamente usufruirlo pochi ed egoisti gruppi di società formate da esseri cinici ed indifferenti alla vita. Questo è in sintesi lo scenario. Il nostro amico e fratello Giorgio Bongiovanni è in grado di dimostrare tecnicamente con dati e numeri quanto da noi espresso. Questa è la verità e tutti voi la dovete conoscere e reagire con forza. Il modo, il tempo e la verità la conoscete. Sapete quindi come fare, con l'amore e la giustizia di Cristo, in nome della verità e della giustizia. Setun Schener e i fratelli della luce vi salutano. Sant'Elpidio a Mare, 13 gennaio 2007, ore 17:42, Giorgio Bongiovanni. Raga, questi messaggi sono veramente... cioè non sono nemmeno commentabili, perché se voi andate a vedere sono sempre reiterati, sembrano scritti ieri sera. Ecco, andiamo avanti. Credo questo qui sia l'ultimo messaggio, se infatti l'ultimo, e poi dopo ci dobbiamo salutare. Dal cielo alla terra, l'anticristo, una forza egemone e compatta che governa il mondo in gran parte attraverso l'economia e le forze militari, gli uomini politici, ministri e presidenti. Le Nazioni Unite e quant'altro nulla possono fare per fare opposizione a questa egemonia. Il Papa, tutte le chiese cristiane o di altre fedi religiose sono impotenti e spesso complici di questo potere anticristico. Le organizzazioni criminali sono parte dell'anticristo. Alcune di esse hanno loro uomini ai vertici del potere dello stesso, altre sono braccio armato del medesimo per svolgere funzioni importanti per il cambio o la destabilizzazione di potere economico e politico. L'anticristo è composto da una piovra o una idra da vari tentacoli e da varie teste pensanti, scusate. Queste teste hanno una collocazione geografica planetaria: New York, Washington, Palermo, Roma, Londra, Parigi, Mosca, Pechino, Gerusalemme, l'impero degli sceicchi arabi ed altre teste più piccole ne fanno parte. I tentacoli li lasciamo immaginare a voi, al vostro intuito e discernimento. L'anticristo si può combattere con la divulgazione della verità, con la fede e la forza di lottare per gli ideali della giustizia, della pace e dell'amore, che sono la causa dell'umanità. La speranza di vincere è quasi nulla. Ma una luce viene dal cielo e poi altre luci, migliaia di stelle luminose invadono il vostro spazio. Una voce che grida nel deserto annuncia che queste luci sono sfere d'amore che vengono da Dio e preparano il ritorno di suo figlio il Cristo. Allora, pentitevi, ravvedetevi, il tempo è venuto. Allora la quasi nulla speranza diviene certezza assoluta e l'anticristo comincia a perdere i suoi tentacoli, le sue teste, per cedere all'arcangelo della giustizia, il suo cuore trafitto a morte e sconfitto per sempre. Abbiate fede voi, i giusti, perché così sarà. Abbiate fede voi, mansueti, pacifici, innocenti e amanti della vita, perché così sarà. Pace a Starscena tramite un servo di Dio nel mondo. Sant'Elpidio a Mare, 13 gennaio 2007, ore 18, Giorgio Bongiovanni. Poi ci sono altri messaggi legati che tutti quanti io invito, ragazzi, veramente ad andare a vedere. Ecco, qua non è, ripeto, anche volevo rispondere anche a qualche messaggio che mi è arrivato. Io non sono un professore, non sono un maestro, io sono soltanto un ragazzo che cerca di ricercare la verità e magari con tanta gioia, con tanto amore, spero con umiltà, ecco, divulgare quello che riesco ad apprendere, perché molti magari non hanno magari mai letto un libro, magari non si sono mai trovati a conoscere questo sito, o a conoscere, anche perché no, una qualsiasi tipo di forma di divulgazione di questa verità. Ecco, io spero che cliccando su questo canale Giordano Bruno Taranto, vedendo questo video magari vi illuminate, vi viene una bella idea, dice ma vede un po', ecco, ognuno di noi faccia discernimento, perché il tempo è veramente arrivato, ragazzi, quindi siamo vicini veramente al ritorno di Cristo finalmente. Questi angeli si manifesteranno con potenza e gloria e che dire. Una cosa importante volevo dirvi, tra poco vediamo un po', ecco qui che vediamo subito la via, sì. Allora, 3 novembre 2019 c'è la conferenza, ci sarà la conferenza a Bari al villaggio del fanciullo San Nicola, piazza Giulio Cesare numero 13. Poi troverete la locandina, la metteremo poi dopo giù in sovraimpressione. E non solo, se andate sulla pagina Facebook Giordano Bruno Taranto troverete anche lì la locandina. Dunque, per qualsiasi tipo di informazioni ci sono anche i numeri di telefono, l'ingresso è libero, quindi i relatori saranno Giorgio Bongiovanni, adesso lo possiamo dire, quindi ufficiale via Skype, ma tra parentesi perché può essere, cioè la presenza fisica è, però sai, diciamo, può succedere che ci sia fisicamente, ma può succedere anche che ci sia via Skype, quindi abbiamo messo via Skype, non si può mai sapere. Pier Giorgio Caria sicuro, Flavio Ciucani anche sicuro. Quindi 3 novembre 2019, ripeto, villaggio del fanciullo San Nicola, piazza Giulio Cesare 13 a Bari, ore 16:30, ingresso libero, quindi venite numerosi, veramente cercate di venire in tanti, portate amici, parenti, conoscenti, anche per sentire questo messaggio, perché ragazzi siamo veramente alla fine dei tempi, di questi tempi mondani, va bene? Vi saluto tutti quanti, spero di vederci presto. Ciao, ciao, ciao a tutti. Un bacio amici, ciao, ciao.